Adesso. Buonasera a tutti, Fondazione Dalmine, fotografi in archivio. Riprendiamo il nostro ciclo di incontri consueto dedicato ai rapporti tra gli archivi, la fotografia e i fotografi. Lo facciamo con un appuntamento che probabilmente per alcuni di voi collegati è ormai consueto e siamo molto felici per questo, ma per le persone, ci auguriamo molte che si collegano per la prima volta a questa nostra iniziativa, due brevi parole di introduzione su chi siamo, cosa facciamo. Fondazione Dalmine, da oltre 20 anni ci occupiamo di cultura industriale, valorizziamo la cultura industriale anche attraverso la valorizzazione dell'archivio storico di Tenaris, un archivio d'impresa che, oltre a tantissimi altri documenti e testimonianze della ricca storia di questa azienda, ma più in generale della cultura industriale del nostro territorio, documenta e raccoglie appunto un ricco patrimonio fotografico. Ed è su questo patrimonio fotografico che ci concentriamo con questo ciclo di incontri, dove invitiamo abitualmente, e questa sera di nuovo ripetiamo questa formula, amici, colleghi, studiosi, persone impegnate a conservare ricchi patrimoni fotografici, in altrettanto ricchi e interessanti archivi italiani. Do quindi il benvenuto ai nostri ospiti che presento ora e poi darò la parola al moderatore della serata. Stasera parleremo di un'agenzia fotografica molto interessante per il valore, la ricchezza, la significatività della sua storia e della sua attività in molti decenni della nostra storia all'Agenzia Publifoto, e ne parleremo insieme a amici, colleghi dell'Archivio Storico Intesa San Paolo. Abbiamo Serena Berno e Chiara Locascio a cui do il benvenuto, con amici, colleghi dell'OCSAC e quindi del ricco archivio fotografico legato all'Università di Parma, Paolo Barbaro e Claudia Cavatorta, che saluto. Abbiamo l'amico e collega Pietro Repetto da Fondazione Ansaldo, abbiamo Jessica Brigo che per Fondazione Dalmine racconterà anche la parte che all'interno del nostro archivio riguarda la interessante, molteplice e varia attività di questa agenzia fotografica. Ne parleremo e in realtà ci condurrà in questa chiacchierata, in questa presentazione, Peppino Ortoleva, vecchia conoscenza della Fondazione Storico dei Media, che diciamo solleciterà i nostri ospiti e cercherà di accompagnarci in una occasione di riflessione sulla fotografia, sulla potente valore insomma, che questo mezzo ha nel raccontarci anche la storia. Lo faremo attraverso una serie di domande e di sollecitazioni che Peppino ci darà. Un'ultima precisazione: voi potrete diciamo, farci domande nella sezione appunto domande della nostra chat. Cercheremo di rispondervi raccogliendo le sollecitazioni che voi ci darete, distribuendole soprattutto nella seconda parte finale del nostro incontro, e siamo, diciamo, felici e contenti di ricominciare a riprendere questa conversazione sull'immagine, la fotografia, la storia e gli archivi. Buona serata e buon ascolto. Do la parola a Peppino Ortoleva. Buonasera, grazie come sempre dell'invito. Io introduco velocemente questa serata, prima di tutto ricordando il titolo stesso, Fotografia in archivio ci dice qualcosa di significativo. Noi parliamo di quella parte importantissima, ma a mio vedere ancora non sufficientemente valorizzata, dei patrimoni archivistici di un paese che è costituita appunto dagli archivi fotografici. Perché importantissima, ma anche perché non ancora sufficientemente valorizzata? Perché in realtà gli archivi fotografici continuano da tantissimo tempo a costituire una sfida sia per gli storici sia per gli archivisti. Una sfida per gli storici perché il riconoscimento della fotografia come fonte storica è ancora relativamente esitante da parte di molti storici, soprattutto perché chi riconosce la fotografia come fonte storica lo fa
in modo spesso molto specializzato. Quello che è difficile è trovare un raffronto, come sempre bisognerebbe fare, tra la fotografia come fonte e gli altri tipi di fonte storica. Mentre i libri di storia sono pieni di illustrazioni fotografiche, l'uso della fotografia come documento e la comparazione con altri documenti è relativamente ancora esitante, direi. I motivi per cui questo succede si porterebbero via troppo tempo, magari nella discussione ne riparleremo, ma dall'altra parte le fotografie costituiscono una sfida, io credo, anche per gli archivisti. Costituiscono una sfida per gli archivisti per diversi motivi, uno dei quali è, prima di tutto, è la quantità. Un buon archivio fotografico può contenere centinaia di migliaia di pezzi, che è difficile catalogare, ma anche che è difficile gestire dal punto di vista proprio conoscitivo. Con gli archivi fotografici spesso andiamo nel campo di quelli che vengono chiamati, con un'espressione che fanno molto fine, passeranno di moda molto presto, ma adesso si usano molto, big data. Gli archivi fotografici spesso, appunto, quando si tratta di centinaia di migliaia di pezzi, sono big data da molti punti di vista, e infatti ci sono tentativi di gestirli con l'intelligenza artificiale e così via. E ancora iniziali. Quindi noi ci troviamo, gli archivisti che poi ci parleranno stasera, che hanno a che fare con gli archivi fotografici, si trovano davanti a un'immensa massa di dati che è impensabile catalogare con gli stessi criteri con cui si catalogano i quadri di un museo, e però che in fondo ciascuna fotografia di quell'immensa massa meriterebbe un'attenzione particolare. Quindi fotografi in archivio, ma anche archivi di fronte alla fotografia, credo che sia uno dei temi di questi nostri incontri. E, inoltre, ci troviamo molto spesso di fronte al fatto che questi enormi patrimoni fotografici non sono tutti quanti unitariamente nelle mani dello stesso soggetto. Per esempio, stasera ci occuperemo di Publifoto, che è una importantissima agenzia fotografica che ha fatto per certi versi la storia dell'Italia del Novecento, ma questo patrimonio di Publifoto è disperso in diversi archivi. L'occasione è piacevole per certi versi, perché stasera almeno ci troviamo di fronte a diversi dei detentori di questi archivi. Sono stati già presentati da Carolina Lussana e poi li presenterò man mano che intervengono. Nel momento in cui abbiamo progettato questo seminario, ci siamo posti il problema, proprio di fronte all'immensità di questi patrimoni, di una scelta dei temi e delle cose da presentare, di una scelta cronologica e di una scelta tematica. Publifoto ha avuto il suo periodo d'oro, diciamo pure, per usare un termine ovviamente un po' discutibile, soprattutto tra il dopoguerra e gli anni 70, gli anni cosiddetti del boom. Poi ha continuato ancora per parecchi anni, ma comunque quello è stato il periodo cruciale. Il titolo di questo seminario, Quando i fotografi andavano in Vespa, con il riferimento a uno degli oggetti topici del boom, la Vespa, sembra proprio fare riferimento a questo periodo, anche se Quando i fotografi andavano in Vespa non fa riferimento solo all'oggetto Vespa, fa riferimento anche ad altro, alla come dire, rapidità richiesta al mestiere del fotografo in tutto questo periodo, e anche un altro aspetto che ci è stato sottolineato da alcuni degli studiosi che poi parleranno, che era il fatto che i fotografi andavano in Vespa spesso in gruppo, come dire, aiutandosi l'uno con l'altro, magari due fotografi sulla stessa Vespa e accanto un altro paio di fotografi, in concorrenza tra di loro, ma anche molto spesso con forme di solidarietà professionale. Era un mestiere quello del fotografo, e non bisogna mai dimenticarselo, perché parlando di mestiere parliamo di una cultura professionale che spesso era più orale che scritta, e che si rischia di perdere se
ci concentriamo solo sulle fotografie e non pensiamo anche a chi le faceva, a come le faceva, in che condizioni. Comunque, il riferimento cronologico a cui pensavamo, a cui pensiamo, sono soprattutto appunto gli anni tra la Seconda Guerra Mondiale e gli anni 70, gli anni, come si dice, del boom. Ma abbiamo pensato di non concentrarsi sugli oggetti topici degli anni del boom, inclusa la Vespa, perché c'è una retorica molto diffusa nei media su quegli anni, per cui si vedono sempre le 600, Carosello e tutte queste cose che francamente hanno annoiato. Io credo tra i presenti di essere l'unico che li ha vissuti tutti quegli anni, perché sono nato nel 48, ma non ne posso più della retorica degli anni del boom. Mentre c'è un modo di rappresentare quegli anni che può essere più interessante e più originale per certi versi. Quelli erano anni sicuramente fondamentali per la fotografia. Qualcuno ha parlato di cultura fotografica in senso antropologico. Ecco, se vogliamo dire, la cultura fotografica in Italia degli anni 50-70 è molto significativa, perché da una parte la macchina fotografica stava diventando un oggetto presente in larga parte delle famiglie. Secondo alcune inchieste sociologiche degli anni 60-70 veniva comprata la macchina fotografica soprattutto con la nascita del primo figlio, cioè sostanzialmente per le fotografie di famiglia. Però accanto all'uso familiare delle fotografie, che ha prodotto probabilmente miliardi di fotografie, delle quali ben poche sono conservate, c'erano anche altre presenze. C'erano i fotoamatori, per esempio, che cercavano in tutti i modi di differenziarsi dalla fotografia di famiglia, come hanno rivelato alcuni studi. C'erano i fotografi professionisti, per l'appunto, i fotografi professionisti che lavoravano in parte per le riviste illustrate. Noi non dobbiamo dimenticarci che la rivista illustrata nella cultura di massa italiana del Novecento è stata un medium secondo solo alla televisione, e i fotografi di Publifoto lavoravano anche per le tante riviste illustrate dell'epoca, che andavano da Epoca, che era una rivista di livello molto elevato anche sul piano proprio della riproduzione fotografica, ispirata al modello di Life americana, a riviste come Oggi, Gente, eccetera, che entravano nelle case di tutti. E c'erano poi anche le fotografie commissionate dalle imprese, commissionate dalle istituzioni, eccetera. E i fotografi di Publifoto lavoravano sia per le riviste sia anche per commesse. E su questo ci siamo anche voluti soffermare, appunto, non volendo rappresentare il boom con la retorica della 600, per carità c'era la 600, ma se ne è parlato fin troppo, della Lambretta accanto alla Vespa, abbiamo pensato a rappresentarlo in un modo più, a quanto le fotografie di Publifoto lo rappresentano, in un modo per certi versi più profondo e meno spesso considerato, cioè la modernizzazione italiana di quegli anni, che è fatta non solo di beni di consumo più o meno famosi, ma è fatta anche di infrastrutture, ferrovie e di innovazioni della rete ferroviaria, ma anche di reti telefoniche, reti elettriche e così via. In un certo senso, per usare metafore molto utilizzate, possiamo dire che era il sistema vertebrale e il sistema nervoso della nazione che venivano in qualche modo rifatti. La fotografia documenta questa innovazione infrastrutturale del paese, sia nel senso che ne mostra spesso gli aspetti materiali, anche significativi dal punto di vista strettamente storico, sia nel senso che, perché la fotografia fa anche questo, ne costruisce la simbolizzazione, qualche volta addirittura anche la mitizzazione. La fotografia si muove sempre tra la rappresentazione molto realistica del reale e la costruzione comunque di effetti simbolici e mitologici. Credo che quindi attraverso i percorsi che ci verranno narrati dai nostri partecipanti al seminario, vedremo, oltre che sentiremo,
degli aspetti sia della storia della fotografia, sia degli archivi fotografici, sia anche della storia d'Italia, che non sono spesso molto considerati. Ecco, io direi che la mia introduzione è finita e darei senz'altro la parola a Serena Berna e Berno e Chiara Locascio, che ci introdurranno la presenza di Publifoto nell'archivio storico di Intesa San Paolo. Prego, Serena e Chiara. Grazie mille, condivido lo schermo. Buonasera a tutti e grazie a Fondazione Dalmine per averci invitato al seminario di stasera. Vediamo se... Okay. Il nostro intervento ripercorre la storia dell'agenzia fotogiornalistica Publifoto di cui Intesa San Paolo conserva l'archivio della sede di Milano. Acquistato nel 2015 al fine di valorizzarlo come bene culturale nazionale nell'ambito di Progetto Cultura, il contenitore strategico delle attività culturali del gruppo, l'archivio Publifoto consta di 7 milioni di fotografie, quindi mi rifaccio alla frase prima di Peppino sulla quantità, e troverà piena valorizzazione nella quarta sede delle Gallerie d'Italia che aprirà Palazzo Turinetti a Torino in Piazza San Carlo. I rapporti con l'agenzia privata Publifoto però hanno radici più profonde e lontane. Le stesse banche, confluite in Intesa San Paolo e di cui conserviamo i patrimoni archivistici, dal dopoguerra hanno commissionato fotografie all'agenzia, come ho già avuto modo di accennare nell'incontro di Rete Fotografie di un anno fa, proprio con Fondazione Dalmine e Fondazione A2A, e ancora visibile sui canali social di Rete. Mi è arrivato il momento di partire dal principio. Ecco, le origini della Publifoto sono legate alla biografia del suo fondatore, il campano Vincenzo Carrese, che era figlio di un professore di matematica e nel 1927, a 17 anni, approda a Milano per fare il giornalista. Lo zio, Ferdinando D'Amora, direttore del Corriere, della Domenica del Corriere, gli suggerisce invece di imparare l'inglese e di orientare la sua attività al mondo della fotografia giornalistica, ancora molto acerbo in Italia. Gli procura quindi la rappresentanza per l'Italia della maggiore agenzia fotogiornalistica degli Stati Uniti, la Wide World Photo del New York Times, e nel 1929 assumerà invece la rappresentanza dell'inglese Keystone Press Agency, la prima fotoagenzia con uffici nelle maggiori capitali del mondo e che svolgeva da servizio fotografico per la Associated Press. Inizia così a distribuire e a vendere immagini estere ai giornali italiani, senza alcuna esperienza. Ben presto però gli vengono chieste immagini dell'Italia e Carrese si rivolge prima ai fotografi attivi nella città meneghina, come Fumagalli e Strazza, poi organizza una piccola rete di validissimi collaboratori. E così arriviamo all'anno di svolta, il 1934, quando il direttore del Corriere della Sera, Aldo Borelli, gli affida il servizio fotografico del quotidiano. Borelli infatti capisce che la fotografia gli permetterà di differenziare il suo giornale dalle notizie su veline trasmesse dal regime. L'incarico al Corriere, che mantiene fino al 1943 per poi riprenderlo al termine della guerra ma per un solo anno, è fondamentale per Carrese, che ben presto sente la necessità di costituire una propria impresa con fotografi assunti alle sue dipendenze. Fotoagenzia Keystone di Carrese Vincenzo è il primo nome dell'agenzia che gli costituisce nel 1937 e che dal 1 gennaio 1939 diventerà Publifoto, come con sottotitolo Fotografie da pubblicare. Oltre ad avere fotografi dipendenti, la Publifoto ben presto crea una propria rete di corrispondenti nelle più importanti città d'Italia. Per sopperire però alla mancanza di fotografie di cronaca all'altezza delle aspettative di Borelli, già prima della Seconda Guerra Mondiale nasce a Roma la prima succursale Publifoto, diretta dal fratello di Carrese, Carlo, cui seguiranno nel dopoguerra quelli di Torino, Napoli, Palermo, Genova, Catania, Reggio Calabria. Un appunto però è doveroso, prima di tornare a questa scansione cronologica degli eventi della Publifoto. Alla Publifoto hanno lavorato tantissimi fotografi, tra questi Fedele Toscani, Vittorio Cera, Tino Petrelli, Roberto Schedone, Angelo Novi, Gabriele Milani, Danilo Paiola, Nick Giordano, Vincenzo Giacomo. E potrei andare avanti. ma la Publifoto stessa ha formato decine di giovani fotoreporter.
e accanto a loro c'era tutto un dietro alle quinte, costituito da tecnici della camera oscura come gli stampatori, i giornalisti che corredavano le fotografie di ricche didascalie per far uscire, per far cucire, ecco, l'articolo ai giornalisti. C'era anche chi prendeva la vespa e correva a portare le stampe fotografiche alle redazioni e ovviamente gli archivisti meticolosi. La Publifoto aveva impiantato negli uffici i laboratori di sviluppo e stampa e le prime attrezzature anche per le tele e le radiofoto e dal 1954 i laboratori per la stampa a colori. Ha collaborato, come diceva prima Peppino Ortoleva, con quasi tutte le testate della stampa italiana, dai primi rotocalchi ai quotidiani. Nel 1946 collabora all'Europeo di Arrigo Benedetti per la parte fotografica, fino al 49. Nel 1956 invece ottiene l'appalto fotografico del nuovo quotidiano, Il Giorno, fino alla scomparsa però prematura di Mattei. Il giornale infatti poi subisce una prima crisi e i nuovi responsabili decidono di levare l'appalto alla Publifoto e di sostituirla quindi con l'Agenzia Italia, emanazione della stessa ENI. Nel frattempo, per 2 anni, dal 57 al 59, l'agenzia ANSA si affida alla Publifoto di Carrese per la produzione fotografica. Secondo la formula, ANSA informa, Publifoto fotografa e ANSA distribuisce. Ma anche ANSA poi decide di svolgere l'attività, con un proprio servizio fotografico e con mezzi inaccessibili ad un'organizzazione privata. E queste due nuove agenzie, quindi Italia e ANSA, rappresenteranno una dura concorrenza per la Publifoto e per le altre agenzie fotogiornalistiche che nel frattempo erano nate in Italia. Tra le attività della Publifoto di Milano rimane portante la rappresentanza in Italia di alcune tra le più prestigiose agenzie estere, come la Manium, il New York Times, la Keystone Press Agency, Time Life Picture Agency di New York, London Express, la sovietica TASS, di cui aveva ottenuto il diritto di captare in Italia le radiofoto inviate giornalmente, la IMS di Stoccolma e altre minori. All'inizio degli anni 70 aveva una rete di 45 corrispondenti stranieri dislocati in 31 paesi diversi: Austria, Brasile, Bulgaria, Cina, Cuba, Finlandia, Stati Uniti, Giappone. E la Publifoto era in grado di fornire alla stampa italiana servizi fotografici riguardanti questi paesi, ma anche allo stesso modo di inoltrare in queste nazioni servizi fotografici italiani. Ma la Publifoto non è stata solo un'agenzia di fotografia di cronaca, che era nera, rosa, di attualità, spettacolo, costumi, anche episodi eccezionali ovviamente. Era quella che veniva poi chiamata Publifoto Notizie. Un altro settore di cui si è occupata fin da subito è stato quello sportivo, poi divenuto ramo d'azienda a tutti gli effetti. In questo ambito, per esempio, è stata rappresentante italiana nell'organizzazione delle agenzie fotografiche europee EPU per il pool alle Olimpiadi di Roma del 60. E a questi settori negli anni si è aggiunta anche la fotografia su committenza, dai privati cittadini, come i matrimoni, ma anche per imprese. Quest'ambito di attività è divenuto nel tempo un vero e proprio ramo aziendale, come vi spiegherà adesso Chiara Lucascia, molto remunerativo in confronto al progressivo declino che l'agenzia aveva riscontrato nel settore giornalistico per via della forte concorrenza delle grosse agenzie nazionali e internazionali. Infatti, purtroppo negli anni 70 gli accordi internazionali fra gli editori per il reciproco scambio dei servizi fotografici, oppure i fotografi di redazione, i freelance, la produzione diretta da parte delle interviste, tutte, nonché anche la concorrenza della televisione, ha costretto la Publifoto a ridimensionarsi e ad occuparsi dell'archivio con milioni di fotografie fino agli anni 90. Adesso pa lascio la parola a Chiara. Allora, la mia ricerca su Publifoto è nata infatti proprio dall'esigenza di approfondire la storia e la documentazione di una parte dell'attività fotografica dell'agenzia, ovvero del suo settore fotografico su commissione, il quale comincia appunto a strutturarsi dopo la Seconda Guerra Mondiale, inizialmente come attività secondaria alla principale fotogiornalistica di cui ha appunto parlato Serena Berno, ma che sarà poi destinato a divenire attività di punta dell'azienda negli anni 60. Il primo approccio di Vincenzo Carresa alla fotografia su commissione è documentato in archivio dall'avvio del settore fototecnica nel 1946. Questo ramo dell'agenzia diviene un vero e proprio laboratorio di nuove sperimentazioni fotografiche.
dalle fotografie industriali alle riproduzioni diapositive ingrandimenti fino alle prime campagne pubblicitarie. Quindi si tratta di numerosi lavori fotografici commissionati da differenti clienti e costruiti ad hoc rispetto alle loro richieste ed esigenze. Un momento di svolta e di profondo cambiamento per l'agenzia sono appunto gli anni 60, un periodo che segna in maniera molto negativa l'editoria e il mercato fotogiornalistico italiano. Mentre infatti gli altri imprenditori della fotografia milanese chiudono le loro attività a causa della crisi, Publifoto continua a produrre immagini, perché infatti Vincenzo Carrese coglie questo cambiamento di mercato come il momento perfetto per una svolta aziendale. Infatti nel 1965 il ramo d'attività che era partito con il nome di Fototecnica appunto nel 1946 viene rinominato commerciale e dà un nuovo volto a Publifoto, che con questo passaggio si impegna nella produzione di tre principali nuclei di fotografie. Un primo specializzato in fotografia allestita, quindi in studio o in esterno per fini pubblicitari, un secondo in fotografia e documentazione prettamente industriale e un terzo invece specializzato in fotografia di attualità, quali conferenze, fiere ed eventi. Ciò che rimane oggi della fotografia su commissione di Publifoto è in realtà conservato tra l'archivio storico di Intesa San Paolo e il CSAC dell'Università degli Studi di Parma. Negli anni 80, infatti, l'archivio Publifoto subisce una vera e propria scissione, con la quale una parte dell'archivio confluisce al CSAC di Parma e con cui l'altra rimane invece a Publifoto Notizie, seguendone le sorti. Il fondo commerciale, ora appunto in Intesa San Paolo, è costituito da circa 8.000 servizi fotografici, 248 scatole di negativi e da 40 registri di carico. E si inserisce in un arco cronologico che va dal 1965 appunto e il 1973, che sarà l'anno di conclusione dell'attività di produzione fotografica dell'agenzia. La mia ricerca sul commerciale di Publifoto si è andata concentrando appunto su questi 40 registri di carico del fondo. Appaiono degli elementi preziosissimi perché, oltre a dare supporto descrittivo ai servizi fotografici effettivamente conservati in archivio, questi permettono di estrapolare una numerosissima serie di informazioni sull'attività di Publifoto svolta in quest'arco cronologico, come la tipologia di clientela, la tipologia dei servizi fotografici richiesti e poi effettivamente prodotti, il nome di eventuali fotografi legati ad uno specifico cliente e anche il monitoraggio negli anni della committenza più fidelizzata. Accanto ad un numero circoscritto di singoli clienti privati, che spesso erano interessati a fotografie di famiglia e riproduzioni, nei registri appaiono i nomi in realtà di numerosissime associazioni, riviste, fondazioni, circoli, ma soprattutto i nomi delle aziende del territorio milanese e non milanese, di piccole, medie e grandi dimensioni e dei più svariati settori di produzione, che appunto erano interessati a svariate tipologie di fotografie, fotografie d'eventi, di impianti e di stabilimenti, di inaugurazioni, di personalità di rilievo, di propri prodotti e stand in esposizione. Da un totale di all'incirca 430 nominativi estratti e selezionati, spiccano tra i clienti più longevi e attivi durante appunto, ripeto, 1965 e 1973, nomi come Alfa Romeo, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, quindi Cariplo, Candy, Dalmine, Eni, Feltrinelli, Fiat, Fiera di Milano, Innocenti, Montedison, Olivetti, Piaggio, Pirelli, Rinascente, Martini e Rossi e il Comune di Milano, ma potrei continuare davvero con tantissimi altri nomi. Sono tantissime le imprese che quindi richiedono anno dopo anno fotografie a Publifoto per documentare ogni importante avvenimento aziendale, così come sono anche numerosissimi gli eventi e le esposizioni fotografate a Milano e che sono contemporaneamente richieste da più clienti. Un esempio è la Fiera Campionaria, le cui fotografie non erano richieste
e quindi commissionate unicamente dalla Fiera di Milano, ma anche da tutte le aziende che effettivamente esponevano presso di essa. Concludo dicendo che appunto nel 1973 Vincenzo Carrese, ormai 63enne, decide di dedicarsi attraverso Publifoto alla sola compravendita di immagini d'archivio e di lasciare quindi il florido ramo aziendale commerciale ad un suo ex fotografo e collaboratore, Alfredo Pratelli, che porterà avanti questa attività ancora per qualche anno, aprendosi sempre di più alla fotografia pubblicitaria e di design. Grazie infinite, grazie infinite Serena e Chiara. Credo che questa presentazione abbia permesso anche di inquadrare la storia dell'agenzia, cosa che servirà anche per i prossimi interventi, e di collegarla, diciamo, con la storia dell'attività fotografica in Italia in quel periodo. Siccome non abbiamo moltissimo tempo, passerei subito la parola a Paolo Barbaro e Claudia Cavatorta del Centro dell'Università di Parma, lo XAC, che detiene tra l'altro gli archivi fotografici depositati presso l'università. Quindi, per favore, Paolo Barbaro e Claudia Cavatorta, se possono presentarci il loro intervento. Grazie. Comincerei io chiedendo per cortesia, siccome non riusciamo, di condividere il PowerPoint che abbiamo inviato, la prima slide, che dovrebbe mostrare l'abbazia e le sale nelle quali sono conservate le fotografie. Come diceva Carolina Lussana, grazie, la nostra è una struttura totalmente universitaria e attualmente ci troviamo nell'abbazia cistercense di Val Serena. È all'uscita dell'autostrada di Parma, molto comoda se ci volete venire a trovare. E sotto all'immagine dell'abbazia potete vedere la sala nella quale conserviamo le stampe fotografiche e una delle 7 sale a temperatura e umidità costante nelle quali abbiamo collocato tutti i negativi. Possiamo anche passare alla diapositiva successiva per dire 2 parole su quanto è conservato nei nostri archivi. Io vedo sempre la prima, ecco qui, grazie. Come potete vedere, i numeri sono veramente abbastanza impressionanti, ma è soprattutto la sezione fotografia che fa un po' la parte del leone, con tutte le considerazioni che faceva prima Peppino Ortoleva, cioè anche una difficoltà semplicemente nella quantificazione, nella stima di quello che è realmente conservato qui. Qui abbiamo dichiarato 9 milioni di immagini, ma in realtà soltanto l'archivio Publifoto, alle stime attuali, dovrebbe contarne quella cifra. Come mai questa approssimazione di stima? Si fa presto a dire, cioè se al momento dell'acquisizione viene considerato come unità un rullino contiene 36 o 12 fotogrammi, quindi si fa presto a moltiplicare questi numeri. Passando alla diapositiva successiva, possiamo. Io vedo ancora quella precedente, ma ecco, grazie. Possiamo concentrarci sull'archivio Publifoto, che rispetto ad altri è più accessibile. Noi abbiamo archivi per i quali non abbiamo alcuno strumento di accesso, mentre per Publifoto, e noi parleremo in particolare di Publifoto Roma, abbiamo gli schedari alfabetici. Abbiamo i registri, cioè i diari cronologici delle riprese, che sono i classici registri in formato protocollo, per intenderci, che vedete nell'immagine in basso a sinistra, oppure quelli che vedete a destra, che sono molto più simili a quelli che sono stati mostrati prima di Publifoto Milano. Possiamo andare avanti. Oltre ai negativi e agli strumenti che abbiamo mostrato, ecco, qui
quello che diceva, una delle sfide alle quali alludeva Peppino Ortoleva è sicuramente quella conservativa. Avere tutte le tipologie di materiale significa avere tutti i problemi. Un archivio come quello di Publifoto è una sorta di atlante di tutte le possibili problematiche conservative. Cosa significa? Che i tempi dell'intervento li detta l'archivio. È necessario un monitoraggio continuo, è necessario trasformare quello che vedete nell'immagine a sinistra in quello che vedete nell'immagine di destra e in mezzo ci sta la catalogazione e la digitalizzazione. Possiamo andare avanti. Queste sono due pagine di un registro. Tra i 12 che abbiamo di questi diari cronologici di ripresa di Publifoto Roma, ed è forse la pagina più importante perché, come vedete, proprio nel marzo del 55 viene aggiunta una colonna nella quale, oltre alla data e al numero di negativo, i negativi venivano numerati progressivamente, compare una sigla, la sigla del reporter. Purtroppo non è stato possibile finora fare un lavoro accurato come quello che è stato fatto su Publifoto Roma e su Publifoto Milano, quello che è stato descritto prima, perché si tratta di informazioni veramente molto molto difficili da raggiungere. Però Franco Fiori, Carlo Carrese naturalmente, Savi, Cardaio, sono comunque figure che continuano a lavorare per Publifoto, alle quali siamo riusciti a dare un nome. Esaminando i loro servizi firmati, siamo anche riusciti ad individuare un po' qualche cifra stilistica di ogni singolo reporter e così via. Cosa ci dicono queste pagine? Che lo stesso operatore poteva trovarsi, non c'erano vere e proprie specializzazioni, cioè gli stessi operatori potevano essere inviati ad esempio all'aeroporto di Ciampino per ricevere, questo è un servizio che Publifoto Roma eseguiva quotidianamente, per registrare gli arrivi, le partenze degli attori, dei personaggi di rilievo. Poteva essere inviato su un cantiere, uno dei tanti lavori su commissione dei quali parlerà poi Paolo. Poteva essere inviato in emergenza per un fatto di cronaca. Poteva eseguire un lungo lavoro su commissione come quello che ad esempio in questi anni, soprattutto 50 e 60, Publifoto Roma svolgeva per l'USIS, cioè per il Servizio di Informazione Statunitense, che controllava un po' tutta la comunicazione. Possiamo andare alla diapositiva successiva. Ecco, dicevo, questi reporter a noi piacerebbe dare anche un volto perché spesso in più di uno si recavano nella stessa situazione, a una conferenza stampa di un'attrice, dove accadeva un fatto di particolare rilievo, no? Si fotografavano più o meno inevitabilmente tra di loro. È molto frequente la compresenza dei reporter di Publifoto insieme a quelli dell'Istituto Luce. Per cui lavorando appunto con persone dell'Istituto Luce ci siamo resi conto che potevamo scambiarci alcune immagini per dare un volto a questi reporter. Il reportage, cioè il fotografo che partiva e eseguiva un servizio quotidiano, è quello che noi identifichiamo come principale modalità di descrizione di un progetto. Ecco, l'idea di progetto per noi è particolarmente importante, cioè l'unità di senso che lega determinati oggetti, determinate immagini, nel caso dell'agenzia Publifoto, è più delle volte rappresentato dal servizio. Possiamo andare avanti? Ecco, si parlava di Vespa, noi abbiamo addirittura un servizio dedicato. Qui siamo nel 1962, sono passati soltanto 2 anni dall'uscita del film La Dolce Vita di Fellini, quindi
quella retorica di racconto della vita del fotoreporter, possiamo anche avanzare nella diapositiva successiva, si è già consolidata in un certo senso, si è già steso un racconto che poi viene ripetuto all'infinito, no? Quello del reporter che insegue i VIP, che insegue i divi. E tant'è che due reporter di foto si accordano proprio per costruire una sorta di fotoromanzo. Il soggetto è Massimo Valentini, che diventerà poi anche il marito di Bruna Carrese, la figlia di Carlo Carrese, responsabile dell'agenzia romana, mentre chi esegue le fotografie è ancora Franco Fiori. Ecco, sì, scusa, aggiungo una cosetta perché qui è interessante il rapporto con la committenza. Allora, questa è una serie di foto e ho trovato il mazzetto di negativi dentro il cassetto, avventura di un fotografo di notte. Benissimo, va bene. E c'è questa storiella, insomma, c'è questo sconsolato, c'è proprio la sequenza di Massimo Valentini che aspetta davanti a un cinema, poi davanti a un ristorante, si va dentro le... con questa Vespa sempre in bella vista. Ecco, dopodiché andando a vedere sul registro, subito abbiamo guardato se esisteva un servizio fotografico da qualche parte, però non abbiamo trovato traccia. Sul registro delle riprese è indicato come Piaggio, avventura di un fotografo. Ecco, dopodiché capire se è una cosa inventata dentro Publifoto da proporre a Piaggio su cui ci sono servizi molto ricorrenti, o se è Piaggio che ha suggerito come nasce questo tipo di narrazione, che finisce poi con il fotografo, con lo spumante, le stelle filanti, si intuisce, qui siamo a novembre, quindi una festa di qualche tipo. Ecco, è interessante anche capire, e si apre così anche un discorso, un dubbio interessante sulla capacità narrativa di questi fotografi. Scusa. Possiamo scorrere, così lasciamo magari un po' di tempo per le domande, alla diapositiva successiva che dovrebbe essere la Coca-Cola, un altro grande lavoro su commissione. Ecco, in questo caso il progetto è di ben più lunga durata, è proprio a partire dal dopoguerra. Publifoto Roma fotografa regolarmente tutte le campagne pubblicitarie, fotografa e contribuisce alla costruzione delle campagne fotografiche per la Coca-Cola, quindi l'introduzione nelle scuole, quindi i camioncini della Coca-Cola composti davanti al Colosseo, magari in modo molto coreografico. Oppure gli attori di Poveri ma Belli che bevono Coca-Cola davanti ai monumenti romani e così via. Questo è Sono proprio un altro. migliaia e migliaia di foto fatte per Coca-Cola. Sì, sono migliaia e migliaia. Lo stesso accade ad esempio per Rinascente. Ecco, in quel caso siamo finora orientati a raccogliere in un'unica fase, in un'unica catalogazione come progetto, tutte queste immagini di questi grandi lavori su commissione. Possiamo proseguire. Ancora? Sì. Ecco, poi ci sono ancora avanti, per cortesia. Ci sono dei momenti che siamo riusciti ad individuare particolarmente importanti nella storia dell'agenzia Publifoto. Sono ad esempio i momenti di acquisizioni totali di altri archivi. L'archivio del Sena è stato acquistato, gli archivisti di Publifoto hanno fatto una selezione dei negativi, li hanno incamerati all'interno del loro archivio attribuendo dei numeri coerenti con le date, ma hanno conservato anche gli scarti, per cui attualmente siamo in grado di ricostruire quello che era l'archivio del Sena e raccontare questa storia estremamente interessante di come Publifoto ha metabolizzato le immagini di Del Sena facendole rientrare nei loro elenchi. Naturalmente un momento di svolta è stato quello del dopoguerra, no? Nel quale si è preso, da quello che riusciamo a capire, tutto il materiale di produzione precedente e si è riorganizzato.
Soltanto un esempio per capire che cosa succede in questo momento storico è che una scatola di negativi all'interno della scatola di un'unica scatola di negativi vengono raccolte immagini che si riferiscono alla storia recente, no? Quindi immagini della città di Roma, immagini di Roma occupata, immagini della campagna per opposizione, delle fabbriche e così via. È un insieme assolutamente eterogeneo e che non ha nessun filo conduttore cronologico. Le immagini della campagna sono evidentemente molto antecedenti e creano in pratica questi archivisti una narrazione all'interno della quale è molto facile individuare la matrice addirittura già del racconto neorealista. Possiamo proseguire? Dovrebbe esserci una diapositiva, ecco, per dire lo stesso insieme includeva materiali di tutti i tipi, no? Quindi anche con molta evidenza, perché sulle bustine c'erano le tracce della numerazione precedente e sono tutti elementi dei quali noi dobbiamo mantenere memoria e sono evidentemente immagini prodotte molto tempo prima e riciclate in un'altra chiave, così come la maggior parte delle immagini di agenzia. Proseguiamo, ci portiamo verso il 1956 con la diapositiva successiva e che abbiamo scelto per mostrare come si avvii negli anni 50 un lavoro regolare per tante testate giornalistiche. Il Giorno è una di queste. Possiamo vedere che per il Giorno si fanno dei servizi coerenti con quella che era un po' l'impostazione del giornale, quindi di grande interesse sociale. Vengono fotografati appunto alcuni paesi delle varie regioni d'Italia, vengono fotografati ospedali, strutture psichiatriche, fatto una serie di ritratti di personalità o scienziati o politici che si prendevano a cuore quell'argomento in quel momento e spesso emergono servizi di grande qualità. Ma Publifoto lavora anche per Life. Lavora per Life a partire appunto dal 53-54. Questa che viene descritta come mostra fotografica all'USIS, perché si tiene nella sede dell'USIS e sono tantissime nelle pagine di quel periodo i servizi fatti proprio su commissione dell'USIS. Possiamo andare alla diapositiva successiva. È la mostra di Life, è la mostra, la grande mostra che Life faceva circolare in quei mesi. Passo la parola al collega. Sì, dobbiamo Sì, riassumere al stiamo massimo. allungando. Allora, acceleriamo, diamo un col, una, così, facciamo un piccolo bignami, andiamo avanti ancora, dopo la mostra live. Ecco, alla prossima. Ecco, ancora Publifoto Roma. Dopo il crollo del Ponte Morandi, la Bruna Carrese, figlia di Carlo, ci segnala di andare a cercare la committenza, anzi ci dice c'è una scatola da scarpe con sopra scritto Polcevera. Ecco, guardateci dentro e c'è tutto il servizio periodico, ogni 15 giorni il fotografo Cardaio si recava a Genova a riprendere il progredire del cantiere, un po' costruttivista. I ponteggi assolutamente protagonisti di questa fase della costruzione, andiamo avanti. Questo era Publifoto Roma. Ecco, però poi un'altra serie, questa ce l'ha segnalata proprio la nostra collega di Intesa San Paolo, una serie di scatole con su scritto TMB, ecco la foto a destra, traforo Montebianco, sono probabilmente foto di Tino Petrelli, Publifoto Roma. Milano, scusate. A sinistra invece per condotte Publifoto Roma, vedete come ci sono degli schemi di impaginazione, di racconto, questa perdietà visiva che diventa anche una promessa così di efficienza e di scorrimento del territorio. Andiamo avanti ancora.
ancora qualche foto di queste del traforo del Monte Bianco, che sono probabilmente Tino Petrelli, sempre condotte d'acqua. Vedete quella di destra con delle soluzioni di illuminazione geniale. Vedete che c'è una specie di fantasma del fotografo. Praticamente illuminava con dei colpi di flash. Ecco, chiudiamo per il momento su questa, ancora del traforo del Monte Bianco. Se ci sarà tempo, ci sono ancora altre due o tre immagini, ma direi che stiamo rubando troppo tempo a chi ci segue. Grazie. Moltissime grazie. In realtà, appunto, dopo la presentazione dell'agenzia, qui sono emersi molto chiaramente i problemi dell'archiviazione nella loro complessità, anche non solo quantità numerica, ma anche proprio varietà dei supporti e quindi varietà dei problemi di conservazione, ma anche, come dire, assemblaggio di questi materiali e così via. Naturalmente non so in queste foto se fosse più bella Ava Gardner o questa foto del traforo del Monte Bianco, che anche questa ha il suo fascino, ma in ogni modo credo che anche la bellezza di queste foto, al di là delle battute, possa essere ricordata. Ci troviamo di fronte a milioni di pezzi, ma molti dei quali sono esteticamente pregevoli individualmente. Questo è un altro problema degli archivi fotografici non da poco. Pietro Repetto, Fondazione Ansaldo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Pietro Repetto, io mi occupo della fototeca e della cineteca della Fondazione Ansaldo. Un attimo che se riesco a mettere la modalità schermo intero. Dunque, in Fondazione Ansaldo l'archivio Publifoto non è ancora stato aggredito in maniera organica, diciamo. Ci sono stati due versamenti nel 2016 e nel 2019. Ma Publifoto è presente nelle collezioni di Fondazione Ansaldo anche in altri fondi oltre al fondo Publifoto, nel senso che soprattutto nella committenza di tipo industriale, nelle fotografie di committenza industriale, ovvero soprattutto nel fondo Ansaldo e nel fondo ILVA Italsider, si ritrovano diversi scatti di Publifoto. Io comincerei da una breve storia dell'agenzia Publifoto Genova, che nasce nel. No, scusate. Che nasce nel 1951 per iniziativa di Lorenzo Luzzu. Qua, a proposito di Vespe, vedete la prima Vespa scusate, dell'agenzia Publifoto. Nasce, come dicevo, per iniziativa di Lorenzo Luzzu, che era un fotografo attivo già in area milanese negli anni precedenti, che fonda Publifoto in Liguria, aprendo il primo laboratorio proprio nel piano terra del Grand Hotel Miramare, come vedete la scritta sopra la Vespa, del Grand Hotel Miramare di Santa Margherita, proprio a testimoniare la vocazione fotogiornalistica improntata sulla fotografia di costume a testimoniare questo interesse, il fatto che all'Hotel Miramare alloggiavano molti delle celebrità che venivano in visita in Riviera, soprattutto a Portofino, ecco, Santa Margherita è molto vicina a Portofino, alloggiavano lì. Qua vedete Lorenzo Luzzu, che era fondatore di Publifoto Genova. Come dicevo, nell'epoca d'oro del fotogiornalismo di cui si è già parlato precedentemente, venivano fotografati le celebrità soprattutto del cinema americano, ma anche della canzone italiana, della politica, insomma tutte le celebrità che passavano in Riviera. In questo caso vedete Humphrey Bogart, Lauren Bacall e Ava Gardner, che erano convenuti a Portofino nel 1954 per la lavorazione del film La Contessa Scalda. Le immagini che vi sto mostrando in questo momento in realtà non fanno parte dei nostri fondi, dato che io ho lavorato in Publifoto qualche anno fa, ho chiesto in prestito queste immagini all'archivio Publifoto Genova, che continua a essere indipendente, nonostante abbia versato
in due occasioni diverse del materiale fotografico alla Fondazione Ansaldo. Nel 1954 avviene il trasferimento di Publifoto a Genova. Questo è un manifesto pubblicitario del 1953, con una caricatura di Lorenzo Luttu. E qua vediamo un altro esempio di fotografia di costume. Qui c'è Orson Welles che scherza con un portuale, un porto di Genova. Questa fotografia è alla stazione marittima di Genova nel 59. Nel 1956, Giorgio Bergami, che già lavorava fin da giovanissimo, fin da quando aveva 17 anni, nell'agenzia Publifoto, rileva l'agenzia da Lorenzo Luttu e ne diventa un po' il deus ex machina. Ecco. Continuerà a lavorare in Publifoto, ma poi in seguito avvierà anche un'attività solitaria, diciamo parallela a quella di Publifoto, ma anche diversificata. In questo caso è in via 20 Settembre, la via centrale commerciale di Genova, devastata dalla grande alluvione del 1970. L'arrivo a Genova di Publifoto propizia le commesse della grande industria genovese, in principal modo Ansaldo e Iva Italsider, ma anche i cantieri navali di Sestri Ponente e tutte le società collegate ad Ansaldo. Ora passiamo alle fotografie di Publifoto che sono presenti qua in Fondazione Ansaldo. Queste foto che vedete in questa copertina, ma anche le successive, sono i positivi di cui vi parlavo, che si trovano nel fondo, soprattutto nel fondo Ansaldo e nel fondo Iva Italsider, e documentano principalmente la produzione ferroviaria, come abbiamo visto prima, elettromeccanica. In questo caso è una foto ripresa alla CGIE di Milano, quindi potrebbe anche, la mia ipotesi è che provenisse da Publifoto Milano, perché i rapporti tra le varie Publifoto erano indipendenti, ma i rapporti tra le varie Publifoto erano molto stretti e quando erano necessari scatti di un'altra Publifoto ci si scambiava la produzione ferroviaria. Qua siamo negli stabilimenti ferroviari di Cornigliano a Genova. E poi la siderurgia, qua invece siamo nell'archivio ILVA, nel fondo ILVA, presente in Fondazione Ansaldo, nello stabilimento di Novi Ligure. Qua ci sono rotoli di laminati pronti alla consegna. Oppure operazioni di diffusione nello stabilimento Oscar Sinigaglia di Cornigliano. L'attenzione era spesso centrata non solo sulla produzione, ma anche sui lavoratori. Costituiva una promozione dell'azienda a mostrare le capacità delle maestranze e anche l'aggiornamento tecnologico, facendo vedere gli operai al lavoro su macchine aggiornate tecnologicamente. C'è poi tutta una parte di stampe che riguarda il dopolavoro azienda e l'attività dopolavoristica, diciamo, di Ansaldo. Qua vediamo le colonie estive nell'entroterra di Genova, questa è la colonia montana di Montemaggio. E poi la Befana Ansaldo, che era questa cerimonia che si svolgeva soprattutto, che si svolgeva durante le feste natalizie, durante la quale venivano distribuiti regali a tutti i figli dei dipendenti. E poi gli eventi, qui vediamo Aldo Moro, ministro in visita agli stabilimenti Italsider di Bagnoli. E poi anche foto di scena troviamo qua, perché queste sono immagini
sono fotografie della lavorazione di un film del 1954 sulla produzione siderurgica del regista Duccio Pessati. Ora passiamo invece ai due versamenti che sono avvenuti, il primo nel 2016 e il secondo nel 2019, provenienti proprio dall'archivio Publifoto. Il primo versamento sono circa 25.000 diapositive e negativi colore di vari formati che vanno dal 24-36 per arrivare fino al 10-12 e 13-18 e sono servizi compresi tra gli anni 70 e 90. Sono conservati in album e riguardano principalmente l'attività nell'impiantistica, nella industriale nell'impiantistica, nella siderurgia, nei trasporti, e poi ci sono anche 4 o 5 album che sono le prime riproduzioni di fotografie e manifesti per l'archivio storico Ansaldo, che è nato il primo archivio storico d'impresa italiano nel 1980 e ha subito cominciato, avendo già rapporti consolidati con Publifoto, a commissionare riproduzioni di tutte le immagini presenti nella prima fototeca, che poi sarebbero stati utilizzati per esposizioni, pubblicazioni e che in una qualche misura utilizziamo ancora adesso, perché alcuni disegni tecnici di grandissimo formato sono difficili da passare dentro lo scanner, sia per la fragilità della carta, sia perché in alcuni casi sono troppo grandi, ed erano state fatte queste riprese fotografiche negli anni 80 da Publifoto che avevano prodotto delle diapositive, e dall'estensione di queste diapositive noi abbiamo delle immagini digitali di grande qualità. Il primo versamento di cui vi stavo parlando non è ancora stato aggredito. Ho fatto giusto qualche scansione per dare un'idea di quello che si trova. Per esempio questa produzione elettromeccanica di un rotore per una turbina, e l'impiantistica, qua si trova la centrale termoelettrica di Sorrento. Il secondo versamento invece avviene nel 2019 e si tratta di circa 80.000 negativi tra gli anni 70 e il 2006, e sono principalmente, in questo caso sono quasi solo negativi 6-6 colore, di tipo proprio tecnico, diciamo, la documentazione tecnica dei pezzi prodotti. E poi ci sono 50 album di diapositive tra gli anni 80 e i primi anni 2000, conservati in album e dei formati più vari, dal 24, anche in questo caso dal 24-36 al 13-18, e riguardano principalmente sono divisi in serie, ecco. Una decina di album riguardano il porto di Genova e le attività portuali, poi un'altra decina riguardano la ristrutturazione, tutta la copertura dei lavori di ristrutturazione dell'area del porto antico nel 1992 in occasione delle Colombiadi. Tutta una serie di riproduzioni di scenografie teatrali e opere grafiche di Emanuele Luzzati, con cui Giorgio Bergami era in amicizia. Infatti è stata, diciamo, il rapporto tra i due è continuato fino alla morte di Luzzati, e Giorgio Bergami è stato, diciamo, il riproduttore fotografico di praticamente tutta la produzione di Emanuele Luzzati. E l'ultima serie, ultima ma importante anch'essa, di vedute di Genova e della Liguria, sia di tipo organico, ovvero serie di vedute aeree di tutta la Riviera Ligure e di Genova, ma anche immagini in città che hanno un carattere più, potrei dire, ozioso, nel senso che non sono organiche, ma sembrano immagini scattate in maniera estemporanea
Io mi sono figurato per finire un rullino che doveva essere concluso prima di essere sviluppato. E magari tornando a casa si faceva qualche fotografia in centro storico. Allora, gli strumenti di corredo che non sono presenti nel primo versamento sono presenti per la parte di negativi, 80.000 negativi di carattere industriale del secondo versamento. E mi pare di aver visto che sono praticamente identici a quelli che hanno mostrato i colleghi della Fiat Parma. Vi si trovano le informazioni fondamentali, ovvero la data, il luogo, a volte sì, a volte no, il committente e il formato. E l'intervallo diciamo l'intervallo numerico del servizio, i numeri d'archivio. In questa slide vediamo alcuni esempi di fotografia che documenta le attività portuali. Qua siamo al porto container negli anni 90. E poi tutto l'album di cui vi parlavo, dell'avanzamento lavori della costruzione del porto antico. Qua siamo nell'89 con le prime demolizioni. E qua siamo nel 91 con l'acquario e il Vigo, che è la gru che sostiene l'ascensore panoramico della città, il Vigo. E la visita pastorale di Giovanni Paolo II nel 1990, che in quell'occasione passò anche per la zona del Porto Antico. Qua vediamo invece gli album che riguardano la produzione di Emanuele Luzzati, e viene riprodotto praticamente tutto: manifesti teatrali, opere grafiche, bozzetti di scenografie. E queste sono le foto di cui vi parlavo precedentemente, cioè le fotografie del centro storico di Genova, che sono sparse all'interno degli album, come se non facessero parte di un lavoro pensato in precedenza, ma come vi ho detto, immagini oziose, potremmo chiamarle. L'attenzione viene spesso concentrata anche sulla vita in centro storico, come in questo caso ci troviamo in via dei Macelli di Sudiglia, che è una delle vie più trafficate del centro storico di Genova. In più, all'interno di questi album si trovano anche scatti che probabilmente non facevano parte di quegli album, ma ci sono finiti per sbaglio. Questa è un'immagine della costruzione del Ponte Morandi, che è stato costruito tra il 63 e il 67, quindi di un periodo completamente diverso da tutte le altre immagini conservate in questi album, e in questo caso è molto curiosa perché non nevica spessissimo a Genova e qua si vede la costruzione del Moncon orientale con la neve. In conclusione, quindi, a Genova esistono due distinti soggetti che conservano le fotografie di Publifoto. L'archivio Publifoto Genova, vero e proprio, ancora nelle mani di Giorgio Bergami, Sergio Bergami, degli ultimi lavoratori della Publifoto, che ormai ha concluso la sua attività fotografica e continua a lavorare con l'archivio, esaudendo soprattutto richieste da parte delle editorie. E poi la parte che conserviamo noi, sulla quale vorremmo cominciare a lavorare nel prossimo anno. Per ora non molto è stato digitalizzato, sono stati scansionati alcuni negativi, alcune immagini, ma in base a delle richieste particolari, per cui si è andato a cercare qualcosa in questi altri. Però non è ancora cominciato un lavoro organico. L'idea sarebbe di procedere prima a un riordino, perché laddove ci sono degli strumenti di corredo
si può procedere, mentre invece per gli album bisogna prima procedere a un riordino, a una selezione e poi alla scansione delle immagini più significative. Per lo stesso motivo di cui parlavamo prima dalla chat, per lo stesso motivo per cui parlavamo prima dalla chat, ovvero da un lato il numero enorme di immagini e dall'altro il fatto che in un servizio su 50 scatti si possono benissimo, anche se sarebbe bello scansionarli tutti, bisogna fare i conti con le possibilità e quindi scegliere gli scatti più significativi per tutto che se ne deve fare. Io con questo avrei concluso. Bene. Ringrazio Pietro Repetto. Abbiamo ancora un angolo diverso, cioè le fotografie di un'agenzia di una città importantissima, ma non Milano né Roma, con una sua storia diversa e con un'agenzia che va avanti per un periodo diverso rispetto agli altri. Quindi vedete anche la varietà delle storie all'interno della storia di un'agenzia che può sembrare unica, ma che in realtà era molto articolata al suo interno. Adesso Jessica Brigo della Fondazione Dalmine è l'ultimo intervento previsto e poi cercheremo di tirare le somme magari con qualche intervento. Prego Jessica. Sì Peppino, con questo mio intervento andiamo a concludere questo racconto corale a cui abbiamo partecipato ciascuno con la propria parte di archivio e la propria visione anche. Come di consueto per Fotografi in Archivio abbiamo costruito un video cercando di incrociare la storia aziendale immortalata nelle fotografie che conserviamo in Fondazione Dalmine con la storia di chi quelle fotografie ha prodotto. Vi invito quindi a vedere il video che seguirà a brevissimo per leggere insieme a noi la storia di Publifoto. Il sodalizio con l'agenzia Publifoto inizia per Dalmine nel 1950. L'occasione è la prima edizione della Fiera di Bergamo, a cui Dalmine partecipa con un proprio stand. Dal 1951 al 1955, le principali fiere di settore, in cui l'azienda mostra prodotti e realizzazioni, sono sempre documentate anche dall'agenzia, come avviene per la Fiera del Metano di Piacenza, la Fiera Campionaria Internazionale di Bolzano, quella Campionaria di Milano, il Salone Internazionale della Tecnica di Torino, firmato da Publifoto Torino, la Fiera del Mediterraneo, documentata da Publifoto Palermo, e la Fiera della Sardegna, con scatti da Publifoto Roma. Queste poche fotografie ci restituiscono immediatamente la complessità di Publifoto, che fondata a Milano nel 1937 da Vincenzo Carrese con il nome di Keystone, prima agenzia privata italiana di produzione e vendita di fotografie giornalistiche, a partire dal 1938 e nell'immediato dopoguerra, apre diverse sedi in tutta Italia, per fornire inizialmente solo all'editoria un servizio accurato e capillare. Nascono così nel giro di pochi anni le sedi di Roma, Torino, Napoli, Palermo e Genova, che vanno a disegnare una fitta rete di corrispondenti che documentano giorno e notte qualunque tipo di evento di cronaca, sport e attualità, ma non solo. Infatti, nel 1946, con Fototecnica Publifoto, l'agenzia inizia a produrre le prime immagini industriali e pubblicitarie dove i committenti sono le aziende. Negli anni 50 Publifoto lavora per Dalmine non solo alla documentazione delle fiere, ma grazie proprio alle sue molte sedi è testimone ad esempio dell'ampliamento e della modernizzazione dello stabilimento di Torre Annunziata e di quello di Massa. Il rinnovamento degli impianti è strettamente legato alle nuove applicazioni del prodotto tubolare. Nel pieno del boom economico,
Dalmine tramite l'IRI è coinvolta nella realizzazione di grandi opere, come l'Autostrada del Sole, con la fornitura di materiali per la costruzione di ponti e viadotti, l'esecuzione di parapetti, l'illuminazione di lunghe tratte e svincoli e di elementi strutturali per la costruzione di distributori e autogrill. Il miracolo economico si manifesta anche nell'edilizia, dove trova la sua massima espressione nella realizzazione di grandi palazzi e grattacieli. Milano è l'emblema delle trasformazioni di questo periodo di grande fermento che arriva ad abbracciare anche gli anni 60. Milano dunque è un cantiere a cielo aperto. Nascono nuovi fabbricati industriali e civili che diventeranno rappresentativi di questo cambiamento e della città, come il Pirellone e la Torre Velasca. Anche la Dalmine sposta la sua sede centrale in via Brera. Altri edifici simbolici vengono restaurati o rinnovati, come il Duomo di Milano, il Velodromo Vigorelli e lo Stadio di San Siro. Altri ancora cambiano temporaneamente la loro destinazione, come il cortile maggiore della Cagranda, che viene trasformata in tribuna per uno spettacolo teatrale. Ovunque si diffondono insegne luminose e manifesti pubblicitari, che campeggiano sulle facciate e sui tetti dei nuovi edifici, insieme alle antenne radio delle telecomunicazioni. Nuove reti attraversano la città, le condotte che rafforzano la distribuzione dell'acqua, le linee ferroviarie per decongestionare già allora il traffico automobilistico e nuove rotte aeree con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa. Dalmine si fa notare, con i suoi tubi per tutte le applicazioni è presente in ogni settore chiave del miracolo economico, anche quando il prodotto tubolare diventa invisibile al termine della realizzazione di un'opera. Che si tratti di un ponteggio o di una condotta, Dalmine partecipa con i suoi prodotti al cambiamento epocale che interessa tutta la penisola. Per la Dalmine, allora fiore all'occhiello dell'industria pubblica italiana, diventa fondamentale appoggiarsi a un'agenzia fotografica come Publifoto, che all'inizio degli anni 60 vanta un prestigio quasi ineguagliato. In quegli anni Vincenzo Carrese struttura l'agenzia in due settori. Nascono la Publifoto commerciale, dedita alla fotografia industriale e pubblicitaria di moda, e la Publifoto notizie, impegnata nel fotogiornalismo. La maggior parte delle oltre 800 fotografie firmate Publifoto, conservate nell'archivio di Fondazione Dalmine, sono state prodotte dalla sede di Milano, anche quando il cantiere o l'evento si trovava fuori città. È il caso della documentazione del rinnovato laboratorio centrale di Dalmine, coinvolto nel processo di innovazione tecnologica degli anni del boom, e del reportage realizzato per la turbonave Leonardo da Vinci presso il cantiere navale Ansaldo di Genova Sestri Ponente. Publifoto Milano è presente anche nel servizio sull'allestimento della Via Olimpica di Roma in occasione delle Olimpiadi del 1960. Nelle fotografie del processo di trivellazione presso Torre dei Picenardi a Cremona e in quella della centina sul passo del Gran San Bernardo, degli edifici in a casa Genova Cornigliano o dell'impianto irriguo del comprensorio di Ora presso Bolzano. Più limitato invece è il lavoro delle agenzie Publifoto di altre città, che principalmente lavoravano nelle fiere, ma che offrono anche servizi completi come la Publifoto Napoli, con gli scatti relativi all'inaugurazione dell'acquedotto sottomarino Ischia Procida e quelli dello scampato incidente ferroviario ad Agnano Terme, che si assicurò sulla rivista aziendale un articolo intitolato «Se la sono cavata per un palo». La Publifoto Torino documentò invece la presenza di diverse linee elettriche e di torri radio nel territorio piemontese. Gli anni 70 segnano una parabola discendente per l'agenzia Publifoto, sempre più minata dalla concorrenza dell'informazione televisiva. Tra il 1970 e il 1976 Publifoto realizza per Dalmine quasi esclusivamente servizi fotografici per le fiere.
Nel 1974 Carrese cede al suo storico collaboratore Alfredo Petrelli la struttura specializzata nel lavoro industriale, che diventerà la CPF Publifoto. La ritroviamo nell'archivio di fondazione negli scatti della mostra delle sculture di Ilario Cuoghi e in quelle della presentazione del volume Arno, edito da Dalmine nel 1975. Carrese, fino al 1981, anno della sua morte, decide di occuparsi della risistemazione dell'enorme archivio, circa 4 milioni di negativi divisi in cronaca, commerciale e sport. Oggi la storia di Publifoto e delle sue agenzie satelliti è dispersa e disseminata in molti archivi. L'archivio di Fondazione Dalmine, nato da una committenza squisitamente industriale, nel riflettere come uno specchio la storia aziendale, restituisce un tassello fondamentale nella narrazione delle vicende della più importante agenzia fotografica italiana del Novecento. Grazie Jessica, questo video credo che abbia sintetizzato... Sì, Pechino, scusami. Sì, sì, prego, prego. No, scusami, ho un ritardo nella comunicazione. Volevo soltanto far presente che questo video sarà disponibile sul canale YouTube di Fondazione Dalmine. Grazie. Grazie, direi che questo video ha sintetizzato molto bene alcuni dei temi che sono tornati nelle varie relazioni di questa sera. Abbiamo fatto tardi, ma d'altra parte c'era molto da dire anche per cogliere le connessioni tra punti di vista oltre che archivi differenti. Direi che ci sono delle cose che credo colpiscano in tutto quello che ci è stato mostrato. Il fatto che la stessa agenzia sostanzialmente ha documentato con milioni di fotografie, è stato sottolineato più volte, pezzi importanti di storia d'Italia trasversali che vanno da aspetti di costume, addirittura appunto divistici e così via, a molti elementi della storia materiale del paese, storia di imprese, storia di oggetti. Siamo tornati due volte su Ponte Morandi, naturalmente è un po' tragico sentirne parlare in questi termini e contemporaneamente è indicativo di quanto per esempio queste foto possano essere significative anche per capire quello che è successo e capire come è stato costruito questo ponte, così come ci sono state foto del traforo del Monte Bianco. Adesso, ripensandosi, il traforo del Monte Bianco è un segno della miopia della modernizzazione italiana, perché è stato fatto un meraviglioso traforo solo per le automobili e i camion e non per i treni, perché i treni venivano considerati un mezzo superato. La storia che queste fotografie mostrano e a cui fanno pensare è una storia complessa di quello che è stato, paradossalmente anche di quello che non è stato. Può sembrare strano che la fotografia mostri quello che non è stato, eppure è successo anche questo e gli storici si devono occupare anche di questo. Io direi che nell'insieme abbiamo visto dei frammenti della storia di questo immenso patrimonio che è Publifoto, ma contemporaneamente abbiamo visto la possibilità di mettere insieme questi frammenti. Credo che la collaborazione proprio sia pure solo in una sede di seminario reso possibile dal webinar, ricordiamocelo, di soggetti così diversi è indicativa di possibilità di lavoro su un archivio come questo, che sono ancora in parte da sfruttare. Cioè io vedo anche qui non ci sono soggetti universitari, ma credo che anche le università dovrebbero occuparsi di cose di questo tipo e intervenire e magari fare intervenire finanziamenti europei per un progetto di questo genere. Ma siamo solo per certi versi all'inizio. È stato un incontro credo di estremo interesse e darei la parola a Carolina Lussana per le conclusioni.
Sono rapidissime e di ringraziamento ovviamente a tutti gli ospiti, ma che mi permettono di accogliere fra le altre una domanda fugace che lasciamo come domanda e non come risposta, che ci arriva però da una persona che saluto e ringrazio per questa domanda, che è Silvia Paoli, che è l'anima di Rete Fotografia. Rete Fotografia, e questo ci riporta a questo discorso di frammenti, di archivi dispersi, diffusi più che dispersi su un territorio. Rete Fotografia, a cui Fondazione Dalmine e anche altri amici ospiti oggi, enti amici ospiti oggi aderiscono, è una rete che raggruppa diversi soggetti appunto legati non solo in termini di conservazione, ma anche di produzione, lettura, uso della fotografia. E Silvia Paoli, appunto, nella domanda che io giro agli amici, ma da cui non avremo risposta qui in linea, ma che rinvia anche alla possibilità di entrare in contatto tra archivi, tra studiosi, tra ricercatori, tra persone interessate non solo a conservare e descrivere, ma a studiare, conoscere e valorizzare e utilizzare questo giacimento importante di immagini conservate nei nostri archivi, che appunto ci chiede, ci ricorda se è possibile e si pensa di rendere presto consultabili e in che forma questi ricchi archivi Publifoto, su cui lei stessa ha avuto modo di lavorare, soprattutto relativamente ai rapporti con la USIS, e quindi tutta una serie di altri possibili temi di approfondimento che si aprono e si apriranno, ci auguriamo, anche a valle di questo incontro. Incontro che riprenderà sicuramente con un appuntamento tra 2 o 3 mesi, del quale vi daremo notizia, e che come sempre quindi completa questo impegno di fondazione a, diciamo, parlare di archivi, ma attraverso l'idea che insomma, questi giacimenti possono essere messi, attivati, fatti circolare e proposti a un pubblico non solo di addetti ai lavori, di chi giustamente con ruolo importante conserva o patrimoni, ma anche di chi potrebbe conoscerli e valorizzarli attraverso sguardi anche inediti. Quindi di nuovo grazie a tutti e buona serata. Ringrazio anche Max Borsani, che insieme ai miei colleghi e al team, quindi Jessica Rigo, Manuel Tonolini, Mirella Valotta e Stefano Capelli, che non si vedono ma sono dietro le quinte, ci hanno permesso di passare questa serata, spero piacevole, insieme a tutti voi. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.